Dunque, io vorrei parlarvi della speranza, di questa parola impegnativa e difficile, che mi pare sia dichiarata oggi irrilevante. Mi pare che il tema della speranza è circondato dallo stesso atteggiamento scettico e sprezzante con cui gli ateniesi hanno accolto l'annuncio della risurrezione di Paolo all'Areopago, un gran discorso preparato con dotte citazioni, col desiderio di fare bella figura, di inserirsi dentro una città prestigiosa, eppure ecco che questo discorso è stato circondato dal ridicolo. Ah, beh, quando comincia a parlare della risurrezione, allora beh, questo è una cosa impossibile, ti ascolteremo un'altra volta quando abbiamo tempo da perdere. E questo è dunque, mi pare, lo stesso atteggiamento che è un po' diffuso nella cultura, nell'aria che tira, ecco, e forse anche nella cultura dotta del nostro tempo, cioè la speranza è irrilevante. L'annuncio della risurrezione è meglio tacerlo, si dice in chiesa. Si annuncia giustamente, il nostro rito ambrosiano lo raccomanda come un modo per incominciare la domenica, ma finito il discorso in chiesa, di questi temi è meglio non parlare perché parlando della risurrezione non viene in mente la vita felice, ma viene in mente la morte. Quindi questa roba qui della morte è meglio non toccarla. E quindi è meglio pensare ad altro, magari anche a del bene da fare, a delle opere da compiere, ma sull'esito finale, quindi sulla speranza, sul contenuto della speranza, è meglio tacere per non incrociare questo enigma impenetrabile che è la morte. Per cui mi sembra che il desiderio del paradiso non esiste più neanche tra molti cristiani, cioè questa aspettativa di compimento è ritenuto più un discorso di cattivo gusto che una promessa a cui affidarsi. Perciò ecco questo censurare il tema della vita eterna, del paradiso, naturalmente fa capire che la speranza è irrilevante. La speranza irrilevante vuol dire che questa parola, che pure è bella e ha un suono affascinante, è stata però ricondotta dentro il linguaggio corretto che si deve usare tra persone civili che non vogliono toccare temi imbarazzanti come la morte e quello che viene dopo, ecco, tra persone civili allora la speranza è stata tradotta in aspettativa, cioè in pratica si dice speranza, ma si parla di un'aspettativa, di quello che io mi aspetto, si parla del domani, si dice ma io spero che domani andrà meglio di oggi, che domani troverò un lavoro, che domani riuscirò a farmi una famiglia, ecco, e questa aspettativa ha questo di caratteristico, che è costruita sulle mie capacità di previsione, di programmazione, è costruita sul ragionamento sensato di chi è capace di fare dei calcoli. E quindi dice adesso questo è quanto rende il mio denaro, quindi presumo che potrò comprarmi questo, vendere quello, eccetera, eccetera. Ecco, quindi l'aspettativa è diventato l'unico contenuto della speranza, però l'aspettativa è costruita dal punto di vista dell'uomo, delle risorse di cui dispone, di quello che è in concreto, misurabile, calcolabile, programmabile. Quindi, per adesso la nozione più comune, almeno per quello che capisco io, è la nozione più comune di speranza coincide con un modo di immaginare il futuro,
calcolando quello che potrà succedere, le risorse di cui dispongo, i passi che posso compiere per realizzare qualche obiettivo che mi sta a cuore. Ora, questa speranza, che coincide con l'aspettativa, naturalmente vuol dire che è molto fragile, perché io sono un essere fragile, quindi il mio modo di calcolare, per quanto possa essere fondato su tanti calcoli scientifici, si rivela abbastanza frequentemente una delusione. No, per cui se noi ascoltiamo gli economisti, i quali prevedono tutto quello che deve succedere, salvo poi constatare che è successo esattamente il contrario. Quindi questi scienziati che costruiscono aspettative o programmano il futuro, in realtà troppe volte rivelano di essersi ingannati. Si vede che la loro scienza non è abbastanza scientifica, si vede che la storia è un po' più complicata delle equazioni, non lo so, però ecco, questa è la nozione, diciamo oggi diffusa, di speranza, per quello che riesco a capire io, cioè la speranza ridotta ad un'aspettativa e l'aspettativa costruita su quello che oggi è concretamente, magari anche scientificamente, prevedibile e programmabile. Invece la speranza cristiana è una cosa del tutto diversa. E quindi forse il Papa, in questo grido con cui conclude uno dei paragrafi dell'Evangelii Gaudium, non lasciamoci rubare la speranza, forse vuol parlare non tanto di una specie di ottimismo con cui guardare al futuro, come se dicesse a una generazione un po' scoraggiata, dice su, coraggio, vedrai che andremo meglio domani. Non dice questo, perché la speranza cristiana non è fondata su una pacca sulle spalle che ti dice, ti fa un po' di coraggio, magari dicendoti che andrà meglio, chissà poi in base a quale argomento. La speranza cristiana è una risposta alla promessa di Dio. Chiaro che quindi una società secolarizzata, che ha cancellato Dio dal ruolo di essere un interlocutore reale e l'ha confinato in qualche vaga astrazione, ecco, allora non crede che Dio possa fare delle promesse. E quindi tantomeno crede che io possa costruire la mia vita fidandomi delle promesse che Dio mi ha fatto. Invece i cristiani trovano come fondamento della loro speranza la fede, cioè la esperienza, la certezza animata, suscitata in noi dallo Spirito Santo, che Dio chiama con una promessa, e Dio chiama non perché vuole assoldare della gente che faccia qualche cosa, non perché ha bisogno di qualche collaboratore per fare quello che vuol fare, ma perché desidera dare la gioia ai suoi figli. Quindi la chiamata è una promessa prima che un assoldamento, un reclutamento. Quindi mi pare che quindi la differenza dell'aspettativa, che si colloca in una successione temporale e dice, ah ecco, usciremo dalla crisi che è cominciata nel 2008, più o meno nel 2010, no, forse nel 2011, no, forse nel 2015, no, forse adesso qualche virgola può dire che stiamo uscendo. Ecco, questo tipo di speranza, no, la speranza, tanto per parlare di questo argomento, di uscire dalla crisi, costruita su un calcolo che si colloca in una direzione temporale. Invece la speranza cristiana si colloca in una dimensione escatologica, cioè non dice domani andrò in paradiso, ma dice credo nella promessa di Dio di rendermi felice in questo compimento che è oltre il tempo, che quindi non è domani nel senso che vedremo migliorare le situazioni. Allora questo modo di
concepire la speranza è stato dichiarato un oppio. Cioè dice, allora ecco, voi volete illudere i creduloni dicendo soffri pure, renditi pure carne da cannone qui sulla terra, perché dopo vedrai che Dio ti premia. Quindi questo discredito gettato sulla speranza nella storia del pensiero moderno è dovuto a questa idea che il compimento escatologico è un'evasione, è un modo consolatorio di dare una ragione per vivere restando sottomessi, oppressi, servi dei più potenti, eccetera, eccetera. Ecco, ora io vorrei dire che siamo qui per essere coloro che annunciano, che credono anzitutto e annunciano una speranza e la ritengono non irrilevante per l'oggi. Non è una promessa che distrae dal vivere seriamente la storia, ma anzi è proprio per questa speranza, questo tipo di speranza del compimento escatologico, cioè oltre la storia, oltre la morte, oltre il prevedibile, ecco, è proprio questo che mi aiuta a vivere questo tempo. Quindi è tutto il contrario dell'interpretazione che dice della speranza come evasione consolatoria. Il cristiano, proprio perché spera nel compimento escatologico, è disponibile a vivere in un certo modo, è disponibile a praticare la carità, perché questa carità è un'opera in perdita, non fa constatare il superamento dei problemi. La carità certamente deve diventare intelligente e quindi, per quanto è possibile, anche migliorare il mondo. Però, ecco, questa carità è una carità che noi pratichiamo non perché ci aspettiamo un guadagno, non perché ci aspettiamo un risarcimento, come per dire, ecco, ci siamo affaticati per aiutare i poveri e adesso i poveri aiutano noi, o comunque non sono più un problema. Non è questo, è la logica della carità. E quindi anche questa giornata mondiale per i poveri, come dice il Papa nel suo messaggio, non è una specie di programmazione di un intervento planetario con l'illusione che si estirpa la fame o le condizioni di povertà del mondo impegnandosi una giornata all'anno a riflettere su questo tema. Ma è un invito a cambiare la propria vita, quello che dice il Papa, condividendo la vita dei poveri, per praticare uno stile che possa essere coerente con il mandato che il Signore ha affidato alla sua Chiesa, non più redditizio. Cioè non è un calcolo di interesse che convince alla carità, ma è un mandato, è l'essere mandati credendo che colui che ci manda ci ha dato questa missione proprio perché ha a cuore la mia gioia, la tua gioia e la gioia di tutti, dei poveri e dei ricchi. E quindi quando dice beati i poveri, ecco, non dice una promessa di una evasiva che illude. E quando dice guai a voi ricchi, non dice una minaccia di castigo eterno, ma dice che le ragioni della speranza sono tali da poter convincere i ricchi a condividere le loro ricchezze, perché altrimenti vanno perduti loro e le loro ricchezze. Allora volevo sottolineare questo tema, che la speranza cristiana non si alimenta quindi da un ottimismo che in alcune epoche diventa spontaneo,
per cui c'è stata un'epoca in cui sembrava che il progresso era incontenibile, inarrestabile, e quindi si diceva sì, oggi magari facciamo fatica, ma domani staremo bene, sì, oggi ci sono ancora le malattie, ma domani avremo guarito tutte le malattie, sì, oggi c'è ancora chi soffre la fame, ma finiremo per trovare un modo di produrre per cui ci sarà abbondanza per tutti. Ecco, questa idea di un ottimismo che è epocale e che quindi anche noi rischiamo di condividere passivamente, per cui abbiamo i momenti in cui tutto sembra condurre a uno slancio verso il futuro, e ci sono dei momenti, come forse è il nostro tempo, in cui tutto sembra trattenerci nel presente perché il futuro non ha tanti attratti promettenti, anzi suona piuttosto minaccioso. Ecco, i cristiani non vivono la speranza come trascinati da una specie di moda dell'ottimismo, ma vivono la speranza perché hanno creduto al loro Signore e accolgono le sue promesse come affidabili, e perciò possono praticare, custodire la speranza, e trovano lì le ragioni vere del loro darsi da fare. Chiaro che l'operatore Caritas, o comunque il volontario generoso, può trovare una ragione per fare il bene che fa, per il gusto di fare. Le nostre terre hanno generato generazioni di persone che, se non hanno niente da fare, si sentono depressi. Allora ecco, uno che va in pensione dice: adesso cosa faccio? Ecco, farò il volontario, perché stare con le mani in mano mi deprime. E allora ecco che può esserci una ragione per far del bene, che è proprio quell'inclinazione all'operosità che ci fa onore, che è una bella cosa. Però è chiaro che questa motivazione dura finché dura, dura finché poi quelli che aiuto, invece che ringraziarmi, mi insultano. Allora dico: beh, allora a un certo punto arrangiati. Ecco, bisogna calcolare che questa motivazione, che fa onore al popolo lombardo perché con questo si è fatto delle cose meravigliose, però non regge alla prova della frustrazione. Così ancora può nascere l'operosità anche da una compassione, perché in ciascuno c'è un po' questa disponibilità a lasciarsi toccare dalla sorte degli altri. Per cui uno, se vede la foto di un povero bambino annegato lì sulla spiaggia, ecco che tutto il mondo si prova un impeto di compassione, di sdegno contro chi ha provocato questo, e quindi ecco la compassione suscitata da un certo modo di dare la notizia o di far passare le immagini genera anche una generosità. Però ecco, quella compassione che nasce da questa reazione emotiva, anche questa dura lo spazio che dura, quindi non può sostenere una dedizione affidabile di persone che fanno il bene perché questo bene trasformi il mondo. E perciò mi sembra che possiamo intendere meglio la ragione profonda del bene che facciamo proprio dal sentire che è una risposta e che c'è un dialogo con Dio, in cui Lui ci chiama a imitare la sua compassione, non quella compassione suscitata da una notizia un po' clamorosa, ma la compassione di Dio. Quella capacità di leggere il cuore degli altri che si lascia interpellare da questa parola che viene da Dio, il quale ci chiama a sperare, e ci chiama con la voce dei poveri, e ci chiama con la voce degli amici, e ci chiama con la voce della Chiesa. Quindi è una vocazione che, come tutte le vocazioni cristiane, arriva a noi attraverso molte voci. Però noi siamo diciamo orientati alla speranza nella misura in cui riconosciamo che è il Signore che mi chiama,
che quindi la mia ragione per fare il bene non è la gratificazione che ci trovo o diciamo il momento emotivo in cui mi sento coinvolto da un fratello o una sorella che soffre. La mia motivazione è questo essere segnato con il sigillo dello Spirito, aver dentro lo Spirito Santo che mi aiuta a pregare, a incontrare il Signore, ad ascoltare la sua voce, quella voce che si manifesta nella molteplicità delle voci. Allora io vorrei concludere dicendo che questa speranza è diciamo una figura che potremmo dire crea un insieme di virtù in colui che crede alla promessa del Signore. Quindi c'è come una costellazione di altre virtù che si uniscono e che tengono viva la speranza e la radicano nel cuore in modo che non sia troppo esposta alla stanchezza, al risentimento della frustrazione, al venir meno, al lamentarsi delle condizioni. Ecco, allora per prendere uno schema mi sono immaginato che le cinque vergini sagge della parabola, cioè quelle che dovevano aspettare lo sposo che tornava dalla festa e che hanno preso quindi l'olio anche di riserva, ecco, e mi sono domandato: ma come si chiamano queste cinque vergini sagge? E quindi ho fatto un po' questo schema, così un po' arbitrario, si capisce, però mi pare che sia interessante riflettere su questo, che vivere la speranza come risposta a una promessa di Dio rende virtuosi, cioè crea un'umanità virtuosa, una persona che si conforma a questo principio speranza come elemento che da fisionomia, ecco, al modo di vivere, di agire, di guardare al futuro. E allora ho chiamato queste vergini sagge, diciamo che la prima di queste vergini sagge si chiama fiducia, cioè la promessa di Dio mi convince a sperare perché mi fido di colui che promette. E qui il Papa nell'Evangelii Gaudium, in quei tre paragrafi, quei tre numeri dedicati a questo tema, dice: è chiaro, nessuno si mette a combattere se non si immagina di poter vincere. Ecco, quindi è chiaro che l'opera della carità spesso si rivela perdente. Spesso sembra di buttare risorse dentro un sacco bucato e quindi continuiamo a fare e non si vede niente, continuiamo a dare e non si costruisce. Però ecco, la nostra fiducia quindi non è costruita sul conforto che ci viene dai risultati, ma sull'affidarci a colui che ha promesso. Cioè noi crediamo che il bene è bene, anche se sul momento sembra uno sperpero, però ecco, chi spera si accompagna a questa saggezza che è la fiducia. Un'altra vergine saggia si chiama timor di Dio. Timor di Dio vuol dire quel senso di responsabilità per il bene, i talenti, le condizioni che abbiamo ricevuto, che ci fa temere di perderli, che ci fa temere di non poter rispondere quando il Signore mi chiederà: ma tu cosa ne hai fatto della vita che ti ho dato? Cosa ne hai fatto del tempo che ti ho dato? Cosa ne hai fatto delle capacità di cui sei stato dotato? Ecco, allora questo timor di Dio non è lo spavento di chi dice forse mi manderà all'inferno, perché Dio manda all'inferno solo quelli che vogliono andarci, ma invece è quel senso di imbarazzo che noi dobbiamo immaginarci quando ci verrà chiesto cosa hai fatto della tua vita. E quando ci verrà detto: ma io ero lì, avevo fame e tu non ti sei accorto. Ecco, questo svelamento del compimento, no? Ci induce ad avere timore di Dio, che è la trepidazione perché nulla vada perduto.
Non è quindi la paura che semina terrore, ma è quel senso della grandezza della missione che ho ricevuto, della grazia, delle condizioni in cui sono stato posto. E dico, ma che non vada perso questo, che il talento non sia sepolto, che le possibilità non vadano sciupate. Ecco, vivere il tempo come un'occasione di fare del bene e non come un tirare avanti che spreca tempo, denaro, risorse, relazioni e tutto quanto. Ecco, quindi il timor di Dio è il nome di questa seconda vergine saggia, mi pare che è quello che ci mette in guardia dal pericolo dello sperpero. Un'altra vergine saggia si chiama preghiera, cioè la relazione con il Signore che mi ha convinto con la sua promessa non è una relazione che si colloca in qualche momento di particolare emozione, per cui c'è stato quel ritiro in cui io mi sono sentito toccato nel cuore e da lì ho cominciato a impegnarmi nella Caritas o in qualche altro settore. È giusto, quel momento lì è un momento di grazia, però non può essere una specie di fotografia del roveto, cioè non è che uno si scalda perché una volta ha fatto una bella fotografia di un falò e tiene lì la fotografia. Non è la fotografia che mi scalda, ma è il roveto ardente. Quindi la preghiera è questo immergersi nel fuoco per diventare fuoco. E io ho bisogno di questa immersione tutti i giorni, tutti i momenti. La preghiera quindi non è una specie di scaramanzia con cui dice io non vado mai a letto senza aver fatto il segno della croce perché così me l'ha insegnato mia nonna. Sì, è una bella cosa questo che ti ha insegnato tua nonna, però in realtà la preghiera non è la scaramanzia per dire almeno caccio via i diavoletti, ma è un immergersi nel fuoco, è questo essere dentro il roveto che mi fa ardere ancora di amore, di voglia di fare, di capacità di resistere alle delusioni. Ecco, questo è questa sorella, questa vergine saggia, diciamo, che è la preghiera, forse in tanti posti è stata mandata a fare la spesa, non so, mi pare che non si usa più tanto pregare. Ecco, e la preghiera diventa una specie di adempimento che si pratica, ma come se non fosse ciò di cui mi riscaldo. E questo mi pare una cosa preoccupante. È vero che noi, diciamo milanesi, ecco, siamo accusati di essere frenetici, di fare tante cose, no? Però io temo che questa operosità diventi una specie di frenesia che ci logora invece che trasfigurarci per essere simili a Dio. E quindi io richiamo questa signora che è andata via a far la spesa, dice ma no, torna nelle nostre comunità, c'è bisogno di te tutti i giorni, della preghiera. Un'altra sorella, un'altra vergine saggia si chiama Libertà, cioè la libertà è quella sublime, è quel sublime compimento della persona che non è più schiava della paura. E quindi è capace di guardare le cose dal punto di vista di Dio. Dice la lettera agli Ebrei che la paura della morte tiene schiavi per tutta la vita coloro che non hanno una speranza di vita eterna. Invece Cristo risorto ha liberato da questa paura perché ha sconfitto la morte. Ora è chiaro che chi non pensa al paradiso, chi lo ritiene una specie di lieto fine per la favola dei bambini, dice non ha un motivo per diciamo mettersi come profezia contro il tiranno. Perché dice, ma il tiranno, se io impreco contro le multinazionali, quelle lì mi eliminano.
Se io mi metto a gridare contro la prepotenza, io sarò vittima forse della violenza. Se io mi metto a lottare contro gli spacciatori di droga, quelli lì non ci pensano tanto, allora io la paura della morte mi rende schiavo per tutta la vita, incapace di profezia, incapace di martirio. Non che noi vogliamo il martirio, ma abbiamo una parola da dire che può essere pericolosa. Allora chi ha paura della morte non la dice. Chi crede nella vita eterna, almeno i martiri, erano capaci di andare, sono ancora oggi, e non è che ne mancano di martiri nel nostro tempo, che piuttosto che rinunciare a ciò in cui credono, hanno deciso di sacrificare anche la vita. Questo è perché sono liberi. E la libertà non nasce da una sorta di gusto per l'eroismo solitario, ma nasce dall'essere liberati dalla paura della morte. Infine, la quinta Vergine saggia si chiama Gioia. Ecco, la gioia è una specie di segreto di Dio. Non è così facile sapere che cos'è la gioia. Ma la gioia cristiana viene dalla comunione con Dio, e questa unione con Dio che dà una gioia che non è frutto delle condizioni favorevoli in cui ci troviamo, non è frutto del vedere i risultati dell'impegno che ci mettiamo, ha una sorgente più misteriosa, non si riesce tanto a spiegarla. Però è l'esperienza reale di coloro che, vivendo in Dio, praticando le opere di Dio, sono contenti anche quando si arrabbiano perché le cose non vanno bene, anche quando non sono ringraziati da nessuno, anche quando invece che elogi si prendono critiche. Ecco, la gioia è una sorella della speranza. Ed ha una capacità invincibile e non è estirpabile, perché le sue radici non sono nel presente o nell'andar bene delle cose, ma sono nella comunione di Dio, nella comunione trinitaria. Ecco, allora io vorrei incoraggiarvi a essere uomini e donne che non si lasciano rubare la speranza e che quindi sono capaci di camminare in questo bene che si fa, mossi proprio da questo spirito di fede e capaci di familiarizzarsi con queste sorelle, con queste vergini sagge che sono la fiducia, il timor di Dio, la preghiera, la libertà e la gioia. Ecco quello che vorrei augurarvi. Adesso io vorrei tanto stare qui ad ascoltare Don Angelo Casati, che è, insomma, tutte le volte che scrive mi colpisce per la sua capacità di usare delle parole che toccano il cuore. E invece adesso devo andare a far la cresima a dei ragazzi e delle ragazze che speriamo possano essere proprio animati da questo spirito ed essere le prossime generazioni che continuano la storia di fede, di carità, di cui noi siamo contenti, di cui in un certo senso possiamo essere orgogliosi e che avranno la responsabilità di portare avanti. Io ringrazio il professore, ringrazio